Ci troviamo nel Forte Monte Tesoro, sicuramente il forte più interessante e più importante di un arco difensivo che il genio militare italiano realizza a partire dal lago di Garda fino alla propagine della Lessinia. In questo arco difensivo vi si collocano l'isola del Trimellone con una funzione di difesa e di blocco per evitare eventuali penetrazioni avversarie austriache dal lago di Garda. Si sale sul Baldo e vi sono il forte di Naule e quindi verso la Val d'Adige il forte Cimogrande, San Marco. Si prosegue poi dall'altra parte della Val d'Adige sulla Lessinia col forte Masua. Forte Monte Tesoro, che è proprio questo. Forte Santa Viola. Forte Castelletto. Si chiude con il Forte San Bricio. La costruzione di questi forti avviene sostanzialmente in due fasi, una alla fine dell'Ottocento, intorno agli anni Ottanta, in modo particolare verso la Val d'Adige, con il riposizionamento delle artiglierie degli ex forti austriaci, tipo quello di Rivoli, oppure di Ceraino, e la costruzione di nuove strutture in corrispondenza e più avanzate verso nord, come Forte San Marco e Cimogrande. In una seconda fase in cui vengono realizzate delle batterie corazzate, così vengono definite, modello Rocchi. Il nome deriva dal generale del genio che utilizza questa nuova tipologia difensiva, costituita da edifici complessi fortificati realizzati in calcestruzzo con l'innovativo inserimento di cupole corazzate girevoli a 360 gradi, capaci di poter offrire un elemento difensivo di sbarramento di valle e una potenza di tiro che può essere valutata intorno ai 10-11 km. Questi forti erano definiti di sbarramento di valle perché la loro funzione era quella di creare una difesa che poteva prolungarsi per 20-25 giorni, in modo tale da poter impedire l'avanzata delle truppe austriache provenienti da nord e dare nello stesso tempo la possibilità alle armate collocate nella pianura padana di riorganizzarsi e di poter agire nelle parti di confine che potevano risultare più compromesse. Questi forti hanno la caratteristica di appunto garantire una difesa molto allontanata col loro tiro di artiglieria, capaci quindi di incrociarsi dai 10 agli 11 km di distanza. Ogni forte era collocato visivamente in contatto l'uno con l'altro e anche era in collegamento attraverso stazioni sia telefoniche che di segnalazione ottica, in modo da poter operare congiuntamente in questa azione difensiva. I forti sono veramente delle macchine da guerra e con questo termine dovremmo immaginare tutta la nuova tecnologia che viene inserita in queste strutture in calcestruzzo, innovative per l'uso massiccio di questo nuovo materiale, ma soprattutto per le nuove artiglierie che prevedono la possibilità di muoversi a 360 gradi, di poter essere movimentate attraverso una forza motrice nuova che è costituita dai nuovi motori diesel che sono collocati all'interno delle loro strutture. Il progetto del generale Rocchi
è ispirato all'esperienza dei forti di difesa dell'area belga, soprattutto quelli pensati del Briamont. Quindi si tratta di ripensare quel modello difensivo che è collocato in un'area pianeggiante in una dimensione montana. Ma la curiosità è che questa ispirazione si intreccia con un altro elemento importante, la coeva innovazione nella costruzione delle corazzate che costituiscono sicuramente nell'ambito degli armamenti delle novità assolute sotto il profilo tecnologico. E infatti questi forti li potremmo immaginare come una corazzata arenata nella montagna. Sembrerebbe un paradosso. Però con queste informazioni forse questa curiosa definizione trova una sua giustificazione. Gli armamenti provengono da una società inglese, la Armstrong, che opera nell'area di Pozzuoli con una convenzione con una società che costruisce in naviglio le nuove corazzate. Le nuove corazzate si distinguono proprio nella realizzazione di cannoni ruotanti a 360 gradi e che hanno questa capacità di tiro e di raggio di azione straordinaria. A Terni, un po' più a nord, nella Italia centrale, ci sono delle nuove acciaierie che costruiscono le calotte. Queste calotte hanno la caratteristica di avere uno spessore di circa 14 cm in acciaio e nickel e vengono a completare la scatola, se immaginiamo, che deve contenere l'armamento. Il tutto portato all'arsenale di Torino, il quale smisterà tutti questi pezzi per le difese dell'arco alpino. Quindi ecco questa curiosità che ci fa vedere che l'architettura militare è un'architettura globalizzata, capace di prendere il meglio di quello che in quel momento storico si sta producendo e di poterlo poi ricomporre nei luoghi che risultano più idonei. Certamente, quando guardiamo queste fortezze alpine, dovremmo avere nella nostra mente questi rimandi. Questi forti avevano caratteristiche tipologiche comuni. Tutt'al più venivano adattati alla morfologia del terreno. Qui ci troviamo nell'ultimo livello, il livello delle batterie, certamente lo spazio più importante. È costituito da una serie di scale che accedono alla batteria in un livello ulteriore superiore, affiancato da dei locali dove vengono conservati i proiettili da un lato e le cariche per il lancio del proiettile dall'altro. Sono distinte perché hanno necessità di avere un confezionamento diverso. Arrivano provenendo da delle nicchie dove ci sono dei montacarichi che portano i proiettili confezionati e spolettati, ma senza innesco. Vengono caricati con dei carrelli che scorrono su queste rotaie, si affiancano poi sulla posizione della scala che accede alla batteria. In quella posizione vi era una specie di cucchiaio di ottone. Si posava il proiettile, immaginiamo di peso mediamente 50-55 kg, quindi non prevedeva una movimentazione manuale, e attraverso una grimaliera veniva portato all'interno. All'interno veniva collocato nelle nicchie di una piattaforma circolare, aveva una dimensione intorno ai 4 metri, dentro un grande elemento metallico, una grande piastra, sosteneva tutto l'apparato di posizionamento, l'affusto del cannone, il quale con la sua canna fuoriusciva dalla calotta che proteggeva da eventuali tiri offensivi.
queste grandi aperture delle porte era stato realizzato questa soluzione per consentire, attraverso l'ausilio di questi anelli metallici, di poter su delle impalcature provvisorie in legno sfilare e infilare la canna, questa canna di 5 metri di lunghezza. Veniva infilata seguendo questa ripida inclinazione e portata all'interno. All'interno dobbiamo immaginare una decina di uomini collocati in una posizione estremamente critica, uno spazio ridotto, tutti attorno a questo grande affusto e a svolgere delle funzioni. Ognuno aveva un compito preciso e vi era il divieto di parlare, si eseguivano degli ordini, tutto avveniva nel massimo silenzio perché l'artigliere che doveva svolgere la funzione finale di lancio del proiettile doveva attendere le indicazioni del comando. Il comando avveniva come nelle navi, attraverso un elemento che serviva per ascoltare il comando proveniente dall'osservatorio, che indicava la direzione di tiro e l'angolo che doveva essere utilizzato per orientare questa grossa batteria girevole a 360 gradi, la quale presentava come un goniometro nella parte basamentale i gradi in cui si stabiliva con precisione la loro posizione. Tutto avveniva in un grande silenzio e anche con problemi di climatizzazione, potremmo dire oggi, abbastanza critici, dentro grande caldo e grande freddo, ma anche c'era un problema di gestire l'aria in questo luogo così angusto. Ecco che interviene la tecnologia che viene applicata in questi forti. Tutto il sistema di trattamento dell'aria, sia per riscaldarla, sia per immetterla, ma anche per aspirare l'aria e poter creare un cambio, quindi tutto il processo è meccanizzato. La costruzione di questi forti avveniva con il concorso sia di maestranze militari, ma soprattutto attraverso la collaborazione di imprese locali. Si aprivano delle cave alla base del forte, come in questo caso a Forte Montetesoro, e poi con delle teleferiche si portavano in quota i materiali che venivano lavorati e posti in opera. Le murature in pietrame le troviamo nei muri di contenimento dei fossati e dei valli e per la costruzione della parte del fronte di gola, cioè quella non esposta al tiro delle artiglierie avversarie. Ma la necessità di avere materiali di maggiore resistenza e di poterli plasmare secondo le nuove forme, ecco l'utilizzo del calcestruzzo. È un calcestruzzo un po' particolare, proviene da inerti di spaccato di cava che vengono collegati con il calcestruzzo, gettati in opera a grandi spessore, in cui alcune parti arrivano anche ai 4 metri. Erano 44 i forti che furono edificati ai confini con l'Austria-Ungheria, Svizzera e Francia e attivi il 24 maggio 1915. Però solamente i forti dell'altopiano di Asiago e precisamente Casaratti, Punta Corbin, Campolongo, Verena e quelli di Oga Bormio e Corno d'Aula sul Tonale fecero partire dei colpi contro il nemico. Il 12 giugno 1915 un proiettile da 305 mm centrò il forte Verena,
provocando la morte di una quarantina di artiglieri e il ferimento di altre decine di soldati. Colpito anche nei giorni successivi, venne completamente distrutto. A seguito di questo dramma, che fece constatare che i forti italiani non resistevano ai colpi dei grossi calibri austro-ungarici, venne deciso il disarmo dei forti italiani di confine, compresi quelli del Veronese. Le fortificazioni permanenti della Lessinia potevano resistere a proiettili fino a 150 mm, ma l'architettura e l'ingegneristica militare non viaggiarono, vittime di una visione miope del progresso nel settore bellico, in parallelo con lo sviluppo delle artiglierie di grosso calibro, né tantomeno prevedevano l'uso del cemento armato, come invece fu decisamente utilizzato nei forti austro-ungarici, che avevano quindi una maggiore resistenza. I forti del Veronese, disarmati dai loro cannoni, divennero di seguito, per la maggior parte, depositi di materiali militari e polveriere. Finisce a questo punto la descrizione dei forti veronesi. La storia si trasferisce quindi alle trincee e ad altre strutture della Grande Guerra sull'asse Lago di Garda, Montebaldo e Lessini, ma prima vale la pena soffermarsi un attimo a Verona. Verona e la sua provincia ricevono in eredità dalla dominazione asburgica una serie di dotazioni infrastrutturali militari, rendendole un importante centro logistico. In città possiamo menzionare il panificio militare della caserma Santa Marta, l'ospedale militare, l'arsenale austriaco, le stazioni ferroviarie, strategiche durante la Grande Guerra, di Porta Vescovo e Porta Nuova. Dirigibili e aeroplani hanno le loro piste di decollo a Bosco Mantico e al Chievo. Verona quindi in primo piano, con le trincee a qualche decina di chilometri da Piazza Bra. Arriverà la guerra? Non arriverà in casa? È il 24 maggio 1915. Alle dipendenze del Comando Fortezza di Verona c'era questa zona, praticamente dal Lago di Garda fino al Passo della Lora, e quindi la zona Baldo Lessini, che era affidata nella prima parte del conflitto alla responsabilità del generale, che è diventato un mito per il mondo degli alpini, Antonio Cantore, che poi morì sulle Tofane. Siamo a Novezza, sul Monte Baldo, nella zona che era l'antico confine tra la Repubblica Serenissima di Venezia e il Principato Vescovile di Trento, e successivamente divenne il confine tra il Regno d'Italia e l'Impero Asburgico e successivamente Impero Austro-Ungarico. Questa zona vide partire all'alba del 24 maggio alcune compagnie del Battaglione Alpino Verona. Erano tre compagnie che erano in distanza nella zona di Ferrara di Montebaldo e quando partì appunto l'offensiva superarono senza particolari difficoltà la linea di confine e si spinsero direttamente in tempi abbastanza celeri, abbastanza veloci, direttamente sull'Altissimo, dove riuscirono a cacciare sulle retrovie le truppe austriache che già avevano realizzato le fortificazioni che tuttora sono visibili sulla cima del Monte Altissimo e si installarono sulla cima di quella montagna che è una prosecuzione del Monte Baldo. Thank you.
Le trincee, dal Baldo alla Lessinia, ancora oggi formano un reticolo di decine e decine di chilometri. Molte volte in alcune zone avevano una struttura particolare che a distanza di 100 anni le rendono uniche e speciali. Ci troviamo all'interno del ridotto difensivo Pedocchio, a breve distanza da Castelberto, elemento più avanzato dell'arco difensivo della Lessinia, verso la Val d'Adige e l'area trentina. Ridotto difensivo significa proprio un luogo che è caserma nello stesso tempo e luogo difensivo. In qualche misura è analogo ai forti che abbiamo visto lungo l'arco difensivo della Lessinia, soltanto che quelle strutture sono elementi nuovi, costruiti come una grande struttura in calcestruzzo e dotati di artiglieria. Questa struttura invece è un elemento naturale. Qui l'uomo ha scavato, ha adattato i luoghi agli elementi presenti e ha cercato di rendere abitabile in qualche misura questo luogo. Uso questo termine perché abbiamo scale, stanze, corridoi. Tutto indica un qualche cosa che possa essere riconducibile a un luogo per abitare. Nella mia parte superiore si vede come il ridotto difensivo sia un luogo coperto. La struttura era costituita da un palo in legno che faceva da trave e sul quale veniva posata la lastra in pietra ricavata proprio nella parte sommitale del banco roccioso in modo tale da poter realizzare una copertura a sua volta ricoperta da ramaglie o da terra in modo da renderla mimetizzata nell'ambito esterno. Queste strutture in qualche misura erano presenti in tutti questi luoghi e consentivano ai soldati che qui vivevano di essere collocati in un luogo riparato. Abbiamo anche gli elementi difensivi, feritoie, gallerie, postazioni di artiglieria e di mitragliatrice consentivano di rendere questo luogo anche una postazione formidabile per la difesa. Ogni esercito ha bisogno di una logistica importante, ragione di più durante una guerra. Tutto viene sfruttato a scopo bellico. I paesi subito vicini alle trincee, seppur di terza linea, diventano basi operative per l'esercito. I nuovi mezzi, camion, trattrici, semicingolati e auto militari, poi, hanno bisogno di spostarsi su strade che non possono certo essere quelle della trazione animale. Ecco quindi che anche nel Veronese, soprattutto nelle montagne, prendono forma nuove vie di comunicazione, studiate apposta per uso militare ed arrivate fino ad oggi ancora intatte. Un esempio in Lessinia è il paese di Erbezzo. A Erbezzo quindi vi erano collocate le caserme, panifici, macellerie, scuderie, tutta quella parte di struttura di servizio al Sesto Alpini che era collocato alla difesa più a nord della Lessinia. Questa strada che collegava Erbezzo a Castelberto è costruita il 15 agosto 1915 dal genio militare in soli 45 giorni. In realtà, nella costruzione di questo ridotto difensivo, delle caserme, delle strade e di tutte le opere accessorie, vi sono anche molti civili, tra questi molte donne che concorrono quindi con il loro lavoro a realizzare in pochi tempi delle strutture difensive straordinarie. Dobbiamo pensare che circa 20.000 uomini sono collocati a difesa dell'arco difensivo della Lessinia, che parte dalla Val d'Adige e arriva in prossimità del gruppo del Garega, e a questo si deve aggiungere circa 5.000
uomini e donne che lavorano come civili a supporto delle attività e delle costruzioni difensive. Poi altre realtà sono state realizzate nel corso della Prima Guerra Mondiale. Per la Lessinia ricordiamo la strada di Podesteria, che è stata proprio in funzione militare ed è rimasta poi un'arteria importante di valorizzazione anche turistica. E sul Baldo dobbiamo ricordare la strada che da Prada porta a Naule, che fu realizzata dai militari in funzione della creazione del forte militare di Naule. E durante la guerra poi fu realizzato quel sentiero di cresta che da Naule raggiunge Cima Telegrafo. In precedenza non c'erano soltanto piccoli sentieri, ma su al Telegrafo, sulla cima del Monte Baldo, venne creata una piccola caserma in funzione appunto militare. Terminata poi la guerra, quella casermetta venne ristrutturata e destinata a diventare la chiesetta di Santa Rosa, che tuttora è visibile. Ancora da Ferrara di Monte Baldo, la strada che sale e che ci porta a Novezzina e porta fin qui dove siamo attualmente, è stata realizzata sempre dai militari, perché la strada precedente correva invece incassata nella valle, perché evidentemente i mezzi dei civili in precedenza erano molto più modesti. Qui siamo vicini alla strada Graziani. La strada Graziani è stata realizzata così come la vediamo oggi soltanto sul finire degli anni 20 e prende il nome dal generale Andrea Graziani, che appunto la curò nel primo dopoguerra. Però qui a questa strada lavorarono anche i cecoslovacchi, che erano soldati che vestivano con la divisa degli alpini ed erano aggregati all'esercito italiano ed erano di origine boema, quindi praticamente erano disertori dell'esercito austriaco passati sul fronte italiano e combatterono in particolar modo nel 1918 e ad essi fu affidato questo settore del fronte. I cecoslovacchi realizzarono parte di questa strada Graziani da Artilon verso l'Altissimo. Bene, in questo arco difensivo troviamo tre linee inizialmente, in corrispondenza a quello che era il confine tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. In questa linea difensiva vi erano delle trincee, strutture di natura rettilinea o a zigzag, con delle corridoi di caricamento, si dice, cioè di possibilità di accedere dalla parte retrostante agli elementi difensivi. Vi erano postazioni di artiglieria, in questo caso ricordiamo verso Castalberto la presenza di artiglieria molto importante, pesante, 149 S e poi A, tanto che allo scoppio della Grande Guerra la cronaca dice che i primi colpi siano stati proprio sparati da questo luogo. Oltre alle postazioni quindi di artiglieria e le postazioni relativamente alla trincea, abbiamo anche una riconversione e realizzazione di strutture diciamo residenziali. Gran parte degli edifici che qui incontriamo sono ex caserme della finanza riadattate a residenza per gli ufficiali. Accanto a questa visione che rappresenta un reticolo inestricabile, soltanto questo luogo dove siamo sono circa 4.000 metri quadrati, 320 metri di linea difensiva ed è solo un elemento isolato ad una immaginaria ragnatela che si espande appunto dalla Val d'Adige fino alla
catena del Carega. Le trincee sono in qualche misura un luogo straordinario e quelle della Lissinia sono particolari, in quanto già la morfologia di questo territorio presenta questi blocchi rocciosi con delle fenditure che corrispondono a delle corridoi, almeno così li possiamo immaginare. L'opera dell'uomo è quella di rettificare il corridoio attraverso delle micro mine, diciamo, che servono a rimodellare i profili, a creare degli elementi incisi sulla parte della roccia che diventa una muratura su cui infilare le travature a sostegno del tetto che abbiamo descritto precedentemente e ricoperto con delle pietre. Dove vi sono mancanze, vi sono le costruzioni di muri a secco, utilizzando lo stesso materiale che è presente in questo luogo, quindi potremmo dire che c'è qualcosa di primordiale, ma nello stesso tempo moderno. Primordiale perché l'uomo vive in un luogo isolato, all'interno di una roccia, come nelle caverne di natura primitiva. Nello stesso tempo però lo rettifica questa natura e la adatta ai propri bisogni, ma anche porta la tecnologia, per cui qui dovremmo immaginare anche linee elettriche che servono per illuminare questo luogo durante la notte e quindi alcune dotazioni essenziali, un luogo dove poter cucinare, una piccola infermeria, un pozzo per attingere l'acqua e quindi questo elemento diventa un luogo di vita collettivo che da un lato riprende elementi certamente di durezza dell'abitare all'interno di un blocco roccioso, ma nello stesso tempo c'è ancora quel senso di introduzione della modernità di cui abbiamo parlato nella costruzione dei forti e che rappresenta questo continuo dualismo tra qualcosa che è legato a una dimensione primitiva, dura e nel contempo anche l'inserimento della nuova tecnologia, della nuova produzione che rende anche questi luoghi il segno di una modernità nascente. La particolarità delle trincee della Lissinia è quella in qualche misura di essere un po' la prima esperienza di costruzione delle trincee, ancor prima di quella che verrà poi diffusa sull'arco alpino, ritenendo per lungo tempo che questo fosse un elemento difensivo importante. Per questa costruzione certamente servivano tanti materiali, alcuni erano quelli presenti sul luogo come la roccia, altri erano il legname, che è stato ampiamente preso dai boschi preesistenti e che è stato utilizzato non solo per realizzare il sostegno delle coperture, per la costruzione di una quantità numerosa di baracchi in legno solitamente dimensionate per circa 100 uomini che caratterizzavano tutto il paesaggio circostante. Il legno ovviamente utilizzato a grande scala ha portato il cambiamento di questo paesaggio e ha lasciato la traccia visibile, forse queste grandi vedute che oggi abbiamo derivano anche dall'assenza di quel bosco che inizialmente era presente. Altri materiali sono presenti moderni come il filo spinato che solitamente circondava, come in questo caso, il ridotto difensivo, ma anche le trincee, e rendeva intransitabile parte della Lissinia proprio perché costituiva un ulteriore ostacolo a un'eventuale avanzata nemica. Se noi volgiamo le spalle e vediamo il paesaggio circostante, dovremmo in realtà immaginarsi una nuvola di reticolati. Un'altra cosa curiosa è che la necessità di controllare di giorno e di notte l'eventuale infiltrazione nemica portava anche in questa quota a usare dei forti proiettori elettrici che consentivano col loro raggio di monitorare, di controllare la situazione circostante. Ecco ancora questa duplicità, elementi primordiali accanto alla tecnologia. Tecnologia che poteva arrivare anche non solo dai mezzi di trasporto utilizzando i muli, ma anche i nuovi cingolati, i nuovi mezzi
e automezzi militari che per la prima volta si affacciavano nelle strade della Lessinia e forse qui hanno cominciato ad essere anche messi alla prova, arrivando in luoghi impervi anche con la neve. La trincea è quindi un canale scavato nella roccia che presenta due livelli nella pavimentazione, uno rialzato come un gradone in pietra dove il soldato si posiziona per poter garantire la difesa esterna e trova nella parte opposta dei corridoi perpendicolari da dove arrivano i soldati in caso di necessità. Ha l'andamento lineare, ma poi prosegue con andamenti zigzag in modo tale da evitare, in caso di conquista avversaria, il tiro di infilata all'interno della trincea da parte dei nemici. Un'altra caratteristica è che questa parte che esce dal blocco roccioso veniva integrata con questo muro a secco e da una struttura in legno con una coperture in legno coperta di frasche e di ramaglie che consentiva a chi si trovava in questa postazione sempre di trovarsi al coperto. Infatti solitamente una trincea che si colloca come in questo caso sostanzialmente nella terza linea ha funzioni di contenimento contro un eventuale sfondamento avversario ed è diversa rispetto ad una trincea di combattimento di realizzazione più precaria, certamente di necessità di essere meno attrezzata rispetto a questa e di essere solitamente scavata semplicemente nella roccia e di non offrire tutte queste caratteristiche di copertura che rendevano sicuramente questa presenza significativa per la protezione dagli agenti atmosferici e chi viveva in questo luogo di poter avere una permanenza prolungata grazie alle condizioni comunque rese dalla copertura e dalla situazione migliori. Questo paese è Sant'Anna d'Alfaedo e poco distante dal centro del paese si trova la chiesetta di San Giovanni con i suoi cannoni e il suo monumento che ci ricordano i morti della Prima Guerra Mondiale. A metà strada dal paese e dalla chiesetta si trovava durante la Grande Guerra una struttura inaspettata, qui a quasi 1000 metri di quota. Per quanto possa sembrare incredibile, anche la Lessinia ebbe il suo campo di aviazione. Era situato sull'altopiano delle Vizzarde a Sant'Anna di Alfaedo a 1000 metri di quota. L'11 maggio del 1916 vi si trasferì la 73esima squadriglia a distanza a Verona. Ogni giorno, tuttavia, per garantire il servizio di vigilanza nella città scaligera, un aeroplano la sera tornava a Verona e faceva ritorno a Sant'Anna di Alfaedo nel primo mattino. Il campo di aviazione di Sant'Anna di Alfaedo durò fino a settembre dello stesso anno, quando la 73esima squadriglia fece ritorno definitivamente al campo di Piazza d'Armi di Verona. Tra i piloti presenti sul campo di aviazione di Sant'Anna di Alfaedo ci fu anche Bruno Keller, che divenne famoso in seguito per l'impresa fiumana insieme ad Annunzio. Il campo di aviazione di Sant'Anna di Alfaedo era piuttosto semplice. Lungo circa 300 metri, largo 250, era costituito da alcune baracche per il ricovero degli aeroplani e da una pista erbosa per il decollo e l'atterraggio dei velivoli. Tra i reparti aeronautici presenti in Lessinia occorre menzionare anche gli aerostati. Presenti a Bosco e Chiesa Nuova e sulle pendici del Baldo per garantire il servizio di osservazione per l'artiglieria.
Nel più ampio quadro di dispiegamento delle forze aeree veronesi occorre segnalare anche la presenza di idrovolanti sul lago di Garda, con la squadriglia di Desenzano, la squadriglia di Garda e l'idroscalo di Malcesine. È utile ricordare che la squadriglia idrovolanti di Desenzano faceva parte del terzo gruppo aeronautica di Verona. Anche se la terza linea di difesa del Veronese non fu partecipe attivamente ai combattimenti e anche se i forti non spararono un colpo, un destino atroce colpì alcuni soldati. Sulla strada per Castelberto morì Enrico Calloni, milanese, colpito da un fulmine l'8 maggio 1916. Perirono altri soldati per fatti non bellici, come ad esempio i 9 soldati morti il 13 dicembre 1916 per causa di un'enorme slavina. A loro ricordo venne edificata la chiesetta di San Michele a Novezza, sul Monte Baldo. Un mondo di storia e di persone da non dimenticare, inserito in un contesto naturalistico unico e speciale. Dal Baldo alla Vessinia, un vasto territorio in cui è presente un patrimonio architettonico, storico, ambientale e paesaggistico straordinario. Forti, trincee, gallerie e tante altre opere difensive che costituiscono un patrimonio che oggi dobbiamo tutelare, conservare e valorizzare.